locomotiva sembrava fosse un mostro strano. Escono nottetempo e tappezzano i muri nei luoghi più strategici della città. Si tratta dei soliti manifesti a tinta nero-verde con il solito accenno di rosso che assumono oramai toni sempre più politici. La firma riportata in calcio è quella della locomotiva con annesso il relativo simbolo. Ma cos'è la locomotiva? Fino ad ora un gruppo nato su Facebook è diventato un vero e proprio movimento di cittadini che bersaglia mediamente ogni settimana i vertici della ricostruzione e che con l'approssimarsi della campagna elettorale già in atto potrebbe diventare, chissà, una lista civica a tutti gli effetti. Quello affisso nella notte di cartello è naturalmente contro le strutture commissariali, anche se bene e meglio informati, qualche messaggio subliminale tra le righe lo riescono a leggere. Ricostruzione subito e sicura, lavoro, legalità, democrazia, basta commissari, ordinanze e SGE. Le case sono degli aquilani, non del governo. Comune, reagisci. Questo recita il nuovo manifesto della locomotiva che comincia a prendere forma e che si scaglia contro SGE e vice commissario, ma più morbido è l'approccio nei confronti del comune verso il quale si scrive solamente reagisci. Il movimento, che nasce insieme al comitato 332, che ha già una sua lista elettorale secondo fonti ancora ufficiose, si configura nel panorama cittadino che, come la locomotiva a vapore, per questa campagna elettorale già sta correndo.